Bentornati, bentornati a Babylon, nuova puntata di Babylon. Stavolta parliamo di futuro con uno sguardo direttamente al prossimo anno. Lo facciamo presentandovi la nuova produzione del Teatro Stabile di Catania. Infatti il 12 gennaio vedrà il debutto Baccanti, lo spettacolo diretto da Laura Sicignano con 10 interpreti che comunque prosegue il percorso già iniziato dal Teatro Stabile di Catania, iniziato con Antigone, dedicato al tema femminile come elemento di eversione nella tragedia classica. Quindi torna a trovarci la direttrice artistica del Teatro Stabile di Catania, regista dello spettacolo Baccanti, Laura Sicignano, a cui diamo subito il benvenuto. Benvenuta, Laura. Buongiorno, grazie, bentrovati. Laura, è la prima volta che a Babylon parliamo di 2021, io sono davvero emozionata. Parliamo di tournée soprattutto, nominiamo città che questo spettacolo toccherà, che sono Messina, Genova, Firenze, Trieste, Brescia, Milano, Verona. Lei che cosa prova a parlarne? Come dire, bisogna avere una grande dose di ottimismo, di fiducia nel futuro e sperare insomma, che le cose migliorino e si riesca a riprendere le attività e si riesca a riprendere la nostra vita normale. Parliamo praticamente di un futuro che adesso, quest'anno, ha fatto fatica ad appartenerci, però è bello che comunque siamo davvero proiettati in uno scenario che vogliamo rivedere. E quindi è bello che ne parli soprattutto un direttore artistico. Sì, è un po' strano questo periodo per noi che a teatro siamo abituati a programmare le attività, siamo abituati a programmare le attività con un anno e mezzo di anticipo. È difficilissimo il nostro lavoro adesso perché siamo costretti, a livello quasi settimanale a dover discutere, ripensare tutto il nostro lavoro. Questo è estremamente complesso, estremamente faticoso e tutto il teatro italiano è in questa condizione, quindi in grave difficoltà, grave fatica. Per quanto riguarda Catania, abbiamo cercato sempre in questo periodo di essere attivi. Quando anche come ora il teatro è chiuso al pubblico, noi siamo in produzione, quindi siamo in prova. Stiamo lavorando anche alle migliorie tecniche del teatro, quindi cerchiamo sempre di rappresentare un faro, ecco, e di essere sempre in movimento, ripensando anche le modalità di comunicazione col pubblico, quindi potenziando tutto quello che è digitale, ma naturalmente non è pensabile un teatro esclusivamente in digitale. Noi abbiamo bisogno dell'incontro col pubblico dal vivo. Il nostro è spettacolo dal vivo, quindi stiamo aspettando sempre più questo momento. Siamo molto felici di sentirglielo dire, direttrice, e tra l'altro tra poco poi approfondiremo questa tematica dello spettacolo dal vivo applicato al digitale. Vediamo davvero di renderla, di scenderla meglio. Che spettacolo è Baccanti, questa nuova produzione? Allora, intanto devo dire che ho la fortuna di lavorare con un gruppo di artisti, attori, scenografi, musicisti, light designer, videomaker, davvero straordinario, non solo per qualità artistiche, ma anche per il coraggio, la dedizione, la passione che stanno investendo in questo complesso lavoro, in questo complesso momento. E, è uno spettacolo molto visivo, dove diciamo la parte del movimento anche molto importante, c'è una coreografa con noi, vediamo queste foto, Vincenzo Pirrotta nei panni di Penteo, questo giovane re che pecca di ibris, che è il peggior peccato che nella cultura greca si possa commettere, cioè una sorta di presunzione, di prepotenza, di arroganza, di voler superare un limite, e si mette contro a questo nuovo dio, questo nuovo culto che è il culto di Dioniso. Il culto di Dioniso è qualcosa che parla ancora oggi, qualcosa che attraversa la nostra cultura. È un culto di nascita, morte, di nascita, di morte e rinascita, di morte e rigenerazione. È un culto profondamente rivoluzionario
che il re Penteo rifiuta proprio perché è un culto, a suo vedere, pericoloso per l'ordine costituito che lui rappresenta. Quindi si scontrano pulsioni fortissime anche all'interno dell'individuo, una pulsione razionale e una irrazionale, una pulsione alla gioia, anche all'estasi, anche alla confusione, alla follia, alla guerra, al disordine, una pulsione invece all'ordine, alla regolamentare la vita sociale. Questo conflitto fa appunto esplodere la tragedia. Le baccanti sono meravigliose, sono delle creature femminili potenti che hanno la capacità di comunicare con gli inferi e con i celesti. Quindi sono l'immagine della femminilità nella sua massima potenza, che può essere anche profondamente eversiva e pericolosa e di certo non rassicurante. Esatto, infatti la forza eversiva femminile, la centralità della tematica all'interno proprio della produzione del Teatro Stabile di Catania, era successo anche con Antigone. Comunque si tratta sempre della figura della donna che viene vista in un contrasto mai distruttivo, no? Da una parte vediamo la sfida tra legge e sentimento di Antigone, qui invece diciamo una distruzione, poi la rinascita, no? Che cosa può insegnare Baccanti oggi? Ma non so se è uno spettacolo, mentre Antigone era uno spettacolo con un forte contenuto, diciamo, politico. Baccanti è più uno spettacolo, forse è psicanalitico, cioè più uno spettacolo sul nostro inconscio, inconscio sociale, inconscio individuale, su appunto queste pulsioni che devono essere bilanciate tra ordine e disordine. È uno spettacolo sul rapporto, appunto, a mio parere, ma può essere letto secondo mille interpretazioni, questa forse è la cosa più interessante, tra una pulsione all'ordine e una pulsione al disordine, una pulsione alla vita e una pulsione alla morte. Poi c'è questa grande gioia vitale che è rappresentata da Dioniso, appunto, che è appunto il dio anche del godimento, no? Della comunione con la natura, ma è il Dio che quando non viene rispettato, non viene accolto, diventa esplosivo, diventa distruttivo. Quindi è più un rapporto forse anche con le forze naturali che dobbiamo noi oggi instaurare con equilibrio. Si può leggere anche questa chiave il testo di Baccanti. Incuriosisce moltissimo il fatto che abbia dato valenza politica allo spettacolo. Il teatro in generale ha ancora una valenza politica? Il teatro ha attraversato tante la storia, ha avuto un significato molteplice. A volte è stato puro intrattenimento, è stato intrattenimento borghese, intrattenimento anche per le classi popolari. A volte è stato pericoloso, è stato invece teatro politico, quindi anche portatore di messaggi rivoluzionari. A volte è stato teatro di corte, espressione quindi del potere, più o meno fedele al potere che lo esprimeva. E la cosa veramente interessante che rende questa arte perenne è proprio la sua capacità di trasformarsi, di riadattarsi e comunque di riunire una collettività. Cioè, la cosa meravigliosa che seduce ancora oggi dopo 2500 anni il pubblico è questo incontro tra persone, questa socialità, e poi si declina a seconda delle epoche in maniera differente, però è l'incontro tra esseri umani, questo è, trovo che sia meraviglioso. Allora, proprio per prevedere questo incontro tra esseri umani che ci sarà nella sua stagione, come saranno le stagioni del 2021? Un direttore artistico può permettersi di parlare al futuro così, così tanto? Come sarà il teatro nel 2021 e nelle stagioni, cioè fino a quando possiamo prevederlo? Allora, noi come tutti i direttori di teatro abbiamo fatto un piano A, B, C, D, F. Abbiamo nei nostri faldoni, nei nostri cassetti mentali e cartacei, abbiamo tutta una serie di stagioni alternative
tutto ciò ci rende ancora più effimeri. È l'arte dell'effimero il teatro, certo. Questo momento ci fa capire ancora di più quanto davvero siamo effimeri. Crediamo che i teatri ora più che mai abbiano il dovere di reinventarsi un dialogo con il pubblico, di creare lavoro e di accogliere i cittadini in un luogo dove trovare pensiero, bellezza e poesia. Lo scorso luglio, direttrice, quando è venuta a trovarci, abbiamo riflettuto proprio su questa dichiarazione. Le chiedo adesso, è in parte accaduto lei che teatro ha visto fra la riapertura del 15 giugno e quello che ha preceduto questo secondo lockdown? Allora, ho visto un grandissimo desiderio da parte del pubblico di ritornare a incontrarsi, a parlare, a vedere lo spettacolo dal vivo, a emozionarsi, a riflettere, a litigare, a dire non mi piace, ma insomma di tornare a teatro. Quest'estate quello che siamo riusciti a fare è stato accolto molto positivamente, quello che siamo riusciti a fare a porte aperte, dico. Abbiamo realizzato poi molte altre attività a porte chiuse che verranno presentate al pubblico nei prossimi mesi, mi auguro. E la cosa anche stupefacente, ma molto confortante, è che noi siamo riusciti a vendere moltissimi abbonamenti. E la cosa che ci riempie anche di commozione è che persino in questi giorni alcuni spettatori vengono ad acquistare l'abbonamento. Questo significa che c'è comunque un'affezione, una necessità, una domanda di teatro, ecco, perché anche di fronte a momenti così difficili, lo spettatore dice: no, io sono con voi, ho fiducia e voglio sostenervi. Qual è la situazione adesso del Teatro Stabile di Catania? Come state vivendo questo momento? In attesa ovviamente del 2021. Siamo in attesa, però cerchiamo di essere, come dire, un po' bulimici di attività, no? In modo da dare un senso anche a questo momento difficile. Quindi abbiamo questo allestimento di Baccanti in corso, ma stanno per iniziare le prove di un altro spettacolo. Sono appena concluse le prove di un altro lavoro. Abbiamo i lavori di rifacimento della facciata del teatro, perché ci stiamo avvalendo di questi bonus che derivano da vari decreti. Stiamo allestendo una mostra che speriamo di inaugurare presto, dedicata a Turi Ferro, che è il grande attore della tradizione catanese, a cui dedicheremo tutto un progetto piuttosto articolato tra gennaio e maggio, un progetto composito. Quindi stiamo veramente lavorando a mille cose, in attesa che ci dicano se sarà possibile incontrare il pubblico. Noi siamo pronti, abbiamo messo in atto tutta una serie di misure di sicurezza, come tutti i teatri, che rendono il teatro un luogo su super sicuro, Voi più state sicuro di un centro commerciale di un negozio, perché certo. entra con la mascherina, ci si misura la febbre, si sta distanziati, l'entrata e l'uscita contingentata, il luogo è sanificato in continuazione. C'è un protocollo per gli artisti, per il quale noi ci tamponiamo, questa nuova espressione, ci effettuiamo il tampone a distanza di pochissimi giorni per garanzia reciproca. Quindi speriamo che si possa riaprire, perché è un luogo. Quindi un vero e proprio appunto luogo di lavoro. Che effetto fa non essere considerati lavoratori essenziali? Ma è un po' una contraddizione, no? In un paese come l'Italia, che il teatro, la cultura, l'arte, è una contraddizione che però non è una nuova contraddizione, è un'eredità che ci trasciniamo forse dal dopoguerra. Così che questo nostro patrimonio straordinario, che non è solo un patrimonio economico, ma un patrimonio di benessere umano, non venga valorizzato come altrove in paesi civili, ecco, del primo mondo. Cioè, cioè, ci si dimentica, l'istituzione, la politica si dimentica che il benessere dell'individuo è fatto principalmente di cultura, incontro, sapere, arricchimento interiore. Quindi il centro commerciale, la frequentazione del centro commerciale non può arricchire l'individuo come la frequentazione di un museo lo esaurisce, no? Certo,
Lei prima stava dicendo appunto che non ha pensato a estemporanei spettacoli in digitali o a rivedere magari, non a rivedere, a ricreare proprio un format che comunque sopravviva al di là dello spettacolo dal vivo, magari che sia spettacolo dal vivo, ma che non sia come nella modalità in cui lo conosciamo, no? Allora, per mantenere il rapporto con il pubblico, noi ci siamo inventati delle cose, dei lavori che anche peraltro fossero pensati esplicitamente per il digitale, anche molto interessanti, tutto un ciclo di letture sulla poesia del Novecento dedicata al rapporto tra poesia e natura, un ciclo di letture di narrativa del Novecento italiana, che sono tutte visibili, fruibili gratuitamente online dal nostro canale YouTube. Poi abbiamo messo online tantissimi, come dire, micro documentari sul lavoro che stiamo svolgendo, molto interessanti, che raccontano il dietro le quinte, raccontano il lavoro artistico in tempo di Covid, e qualche spettacolo l'abbiamo anche proposto integralmente. E ora lo faremo per una sera, probabilmente anche per Baccanti, ma non è questa la strada, a mio parere. Sono palliativi. Ieri sera ho assistito con molta gioia ad un concerto importante dal vivo di un'orchestra tedesca, ma non è neanche lontanamente paragonabile all'esperienza che tu hai di suono, di emozione, in presenza. Quindi possono essere dei palliativi per non far dimenticare al pubblico che esistiamo, ma noi dobbiamo riaprire. Leggo una dichiarazione ed è questa: la nostra responsabilità è fare un teatro interstiziale, come siamo arrivati a definirlo noi Kepler, cioè che si insinui nei vuoti fra la legge, il buonsenso e la natura del tempo che viviamo, che tragga energia dai suoi margini ristretti. Siamo tutti spaesati per l'impossibilità a lavorare nelle modalità che conoscevamo, ma essere artisti vuol dire essere spietati col proprio tempo. Ecco, questo è un estratto da un'intervista di Andrea Zangari a Nicola Borghesi, il regista della compagnia teatrale Kepler 452, che è comparsa su Teatro e Critica, e ne parlava proprio in relazione a questo nuovo spettacolo che è nato in tempo di coprifuoco e che si chiama Consegne. Un attore veste i panni di un rider e consegna un format proprio costruito teatralmente. Consegna poi un piccolo presente a casa della persona per cui sta facendo lo spettacolo, ma insomma la drammaturgia è concepita proprio su una bicicletta con un pacco alle spalle. Lei che cosa ne pensa? Ah, penso che è interessante che gli artisti trovino stimoli e la propria creatività in contesti anche difficili e quasi impossibili. Quindi è bellissimo, è giusto, è sacrosanto, non c'è un giusto o uno sbagliato. L'artista deve muoversi nella totale libertà e quindi approfittare del limite per farne idea. Ecco, quindi splendido. Non è un Bravo. palliativo, però i palliativi sono altri, cioè Ma se devo no, è un applicare. nuovo linguaggio. Io Ecco. mi diverto, apprezzo anche questo, ma non possiamo fare a meno del resto. Ecco, Certo, è bello sicuramente. nuove forme, nuove, che si cerchino nuove forme, nuovi linguaggi. È inevitabile. Stimo tantissimo chi lo fa, ed è, come dire, eroico, no? E a volte anche. Da origine anche a esperimenti interessantissimi, ma lo spettacolo dal vivo. Direttrice, noi la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi e le auguriamo davvero tanta fortuna per quello che verrà in generale. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito. Speriamo di vederci presto. Ormai è diventata un ospite cara a Babylon, quindi la vorremmo di nuovo con noi. Con molto piacere. Grazie mille, di nuovo Grazie, buon e buona lavoro fortuna. a voi. Laura Sicignano, direttrice artistica del Teatro Stabile di Catania, dal 12 gennaio ricomincerà questa nuova produzione, Le Baccanti, proprio al Teatro Stabile di Catania. E allora, Babylon non finisce qui, noi ci vediamo tra 2 minuti di pubblicità, sempre sul 264, sempre qui a Babylon. A fra poco.